Allenamento. Andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù. Le ginocchia, quando dico ginocchia, ci dobbiamo alzare e tenere le mani sulle ginocchia. Io quando non dico testa, ok? Pronti? Ginocchia. No, allungati. Testa. Così, seduti, seduti, seduti. Orecchie. Allungati, allungati. Pallone. Sì. Adesso facciamo così. I palloni con questo è ecco, l'allenamento diventa un gioco per rendere partecipe il ragazzino, e mister Gabriele è un maestro in tal senso. Ecco, vado a fare un sopralluogo anche fuori sul terreno di gioco, in quanto è in programma sabato un'altra gara, una gara di campionato categoria juniores, mentre la domenica mattina c'è la gara dei ragazzi della categoria giovanissimi. Andiamo con la palla sulla testa. Palla sulla testa. Dai Luca. Veloce che fa freddo. Sì. Ecco, ci troviamo fuori. Il campo è innevato. Quindi come questa è via l'ingresso dalla parte principale, qua c'è la parte di dietro. Qua ci sono due spogliatoi per la squadra locale e la squadra ospite, e qua dell'arbitro. Sotto ci stanno un altro due spogliatoi, infermeria e spogliatoio dell'arbitro. Tramite una scala si va al piano della strada di sotto. Si vede che è tutto innevato. Andiamo a fare un sopralluogo, in quanto ci serve anche per testimoniare l'impraticabilità al momento del campo. Salve, ciao. Uè. Piano piano, dall'altro, apposta. Sì, sì, a posto. Come va? Scusa. Bene, allora buon anno. Eh? Facciamo un sopralluogo dalla tribuna per vedere meglio la situazione del manto erboso.
Ecco, questa è la situazione attuale. Ovviamente, anche se si scioglie la neve, diventerà un pantano, in quanto per troppa acqua non c'è più drenaggio. Questa è la situazione. Le tribune sono pulite, in quanto sono coperte. Questa è la struttura, il pallone. Ecco il terreno di gioco.